Ciao ragazzi, colgo l'occasione in questa breve pre-clip video per ricordarvi di un nuovo sponsor che si è aggiunto al canale, G2A ragazzi, potete trovare veramente un casino di roba, ma non sto scherzando, veramente a prezzi scontatissimi. Guardate gli abbonamenti PlayStation, gli abbonamenti per Xbox, basta trovare quello per il vostro paese e non solo ragazzi, abbiamo giochi. Abbiamo Steam Key, abbiamo di tutto ragazzi, veramente veramente di tutto, anche delle skin per le vostre Play, per le vostre Xbox. Quindi mi raccomando, aprite la descrizione, entrate nei link in descrizione e andiamo con la intro ragazzi. Piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Ma MaxiMilk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale MaxiMilk su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi mostrerò il glitch che ho portato ieri. Sì, voi direte ancora quello? Sì, che è perfettamente funzionante, ma diciamo vi farò vedere anche qualche passaggino in più per quelli che mi hanno fatto domande del tipo come si fa a fare questo, come si fa a fare quello. Quindi passiamo subito. Allora, ragazzi, per tutti quelli che mi hanno chiesto come si fa a mettere mira manuale, magari ci può stare che non tutte le persone lo sanno, dovete andare o nel creatore dall'online oppure dalla storia. Potete farlo, ragazzi, dovete andare in impostazioni, ma adesso andiamo a vedere come fare, ragazzi. È veramente semplicissimo, non ci vuole una grande scuola, anzi, soprattutto è proprio una cazzata. Quindi andiamo a vedere subito come fare. Andate in impostazioni e come vedete, quando siete o nel creatore o nella storia, potete cambiare la vostra modalità di puntamento. Lo so, la Rockstar ha fatto una grande cazzata che non ci permette di cambiare la modalità di puntamento nell'online, ma probabilmente avrà avuto i suoi motivi per fare questa cosa e quindi non ci lamentiamo, ragazzi. Allora, sicuramente mi ascolterete un po' strano perché sto con un altro microfono, con una cuffia microfono, con un headset che è leggermente diverso dal microfono che uso solitamente, quindi speriamo che si senta bene la clip audio, diciamo. E quindi ragazzi possiamo passare al glitch. Come vedete io sono entrato in una sessione solo Invidi, sono solo io ragazzi. In questa sessione l'ho appena creata, quindi avete visto, anzi avete imparato anche una cosa in più, come creare una sessione solo Invidi senza uscire dall'online, per tutti quelli che me l'avevano chiesto. Quindi andiamo nel nostro secondo garage, ragazzi. Io vi ho detto, io lo faccio nel secondo garage perché io mi trovo bene nel secondo garage. Qualcuno ha detto che riesce a farlo nel terzo, chi nel quarto. Io lo faccio così, ragazzi. Mi trovo benissimo così a fare questo glitch, riesco abbastanza bene a fare questo glitch e quindi lo faccio nel secondo garage. Nel garage cosa dobbiamo avere ragazzi? LGRH8 e quelle da duplicare, retro custom da duplicare. Qui ragazzi vi faccio vedere come andare in una community, per questo serve la mira manuale. Allora dovete scegliere una community che sia di GTA, ovviamente, perché non potrete partecipare ad altri giochi mentre state giocando a GTA, perché sennò vi chiuderà automaticamente. Quando sarete nella community farete un partecipa a sessione su un pinco pallino qualunque, con la speranza che non stia giocando nella vostra stessa modalità di puntamento. Accettate il primo messaggio e skippate il secondo. Skippate nel senso cancellate il secondo, per chi non sapesse che cosa vuol dire skippare. A questo punto ragazzi, con il doppio tasto PS ci basterà richiamare l'attività, avremo l'attività pronta, andremo verso la porta del garage, ci posizioneremo su garage 3 e faremo X, freccia su, X.
se tutto sarà andato bene, ma non nel mio caso di adesso, rimarrà un caricamento infinito. Quindi andiamo a riprovare. Per riprovare, ragazzi, dovete rientrare nello stesso garage dove eravate prima, quindi in questo caso nel B2. Fate freccia su, freccia X, freccia su, freccia su, X, ok? Ripeto, X, freccia su, X. Il primo X per accettare, freccia su e poi X, ragazzi. Vi troverete nella schermata che avete appena visto, caricamento infinito. Schiacciate il doppio tasto PS o per chi è in Xbox One vada nella sua community. Accetti il primo messaggio e skip il secondo. Cancelli il secondo. Ripeto, io questo glitch l'ho visto fatto per PS4, però l'ho voluto fare, diciamo, per tutti gli utenti, a utilizzo di tutti gli utenti. Allora, ragazzi, la X su Xbox One, l'equivalente della X su Xbox One è A, non X, A, ok, ragazzi? Quindi a questo punto scambiate le auto come ho appena fatto io. Ovviamente scambiate la retro custom per una LG RH8 normale. Uscite fuori dal vostro nightclub e chiamate il centro operativo. A volte ci sta che ve lo fa richiamare mentre siete sul veicolo, e a volte ci sta che, come a me, non me lo ha fatto richiamare. Quindi non vi preoccupate se non ve lo fa richiamare. Scendete dal veicolo, richiamate il centro operativo mobile e risalite sul veicolo. Nel centro operativo mobile, ragazzi, dovrete avere una LG RH8. Io qui ho una LG Retro Custom, ma non cambia perché comunque non l'andrete a perdere. Se avete una LG RH8 è meglio, perché vi aiuterà ad avere sempre diciamo i posti pieni nel vostro nightclub. Se avete un altro veicolo, comunque sappiate che non lo perderete. A questo punto rientrate nel garage da dove siete partiti, cioè nel B2, e andrete a sostituire l'auto con esattamente l'auto che avevate preso prima. Io in questo caso, come ho già detto, avevo una Retro Custom dentro il COM e la vado a sostituire con quella. Quindi la Retro Custom viola mi ritorna nel COM e il clone rimane in garage. Andiamo a rifare il glitch, ragazzi. Quindi mettiamo sul secondo, cioè siamo nel secondo, ci mettiamo sul terzo. Come vedete, a me non riesce sempre, quindi ritorniamo nel nostro secondo garage, ci mettiamo sul selezionando il terzo garage, perché noi siamo nel secondo, quindi andremo sul terzo garage, premeremo X per accettare, freccia su, X. Quando avremo il caricamento infinito, l'unica cosa che dovremo fare è andare in community, e una volta che saremo nella community faremo un partecipa sessione. Assicuratevi bene di avere il caricamento infinito, avete visto quanto tempo aspetto io. Accettate il primo messaggio, rifiutate il secondo e il glitch è fatto. Allora, ragazzi, c'è un glitch massivo che però io non penso di portare, perché secondo me è uno spreco di tempo. Si fa prima a fare 10 auto con questo metodo che farle con il glitch massivo, e vi spiego il semplice perché, ragazzi, perché nel glitch massivo noi avremo l'obbligo, saremo obbligati di andare a salvare tutte le nostre auto nel bunker. Quindi ogni volta dovremo uscire dal nightclub e andarle a salvare nel bunker e poi ritornare nel nightclub. Quindi, ragazzi, non so quanto convenga comunque fare quel glitch, anche perché per fare quel glitch abbiamo bisogno di parecchie cose. Comunque vedete, ragazzi, io vado a salvare l'auto nel CEO dove ho un posto vuoto, poi andrò nell'officina e successivamente ritornerò nel mio nightclub. Come dicevo, ragazzi, per fare il glitch massivo serve la missione del Phantom Wage, ci serve una clubhouse, ci serve un CEO e ci serve un amico. Tutti questi requisiti servono per forza per fare quel glitch massivo. Io, se volete, ve lo posso anche portare, però secondo me è uno spreco di tempo, perché c'è questo glitch che
è una bomba, funziona benissimo, funziona da soli ragazzi, non abbiamo bisogno di tutti quei requisiti, ma abbiamo bisogno semplicemente di una sessione sola in Viti, noi stessi, la retro custom che vogliamo duplicare, un po' di pazienza e tutto il resto si fa da solo ragazzi. Quindi il glitch è semplicissimo. Vi ricordo a fine video ragazzi, come ho già detto a inizio video nella pre-clip, passate sotto in descrizione che ci sono i miei sponsor, tutti quanti i miei sponsor, e quindi avrete delle buone opportunità. Per i miei sponsor normali andate sugli sponsor e contattateli, questa è la data e l'ora, con hashtag MaxiMilk. Per il G2A ragazzi aprite i link che vedete in descrizione e fate tutto il resto, quello che volete fare. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.